L'iniziativa partita da Mosca è un'iniziativa che mostra da un lato la preoccupazione che Mosca ha nei rapporti tra le chiese, che qualche volta diventano anche dei rapporti difficili, ma nello stesso tempo è un riconoscimento che c'è un'autorità a Costantinopoli di primato all'interno delle chiese ortodosse, e lui ha chiesto di essere ascoltato e di potersi confrontare con il patriarcato ecumenico. No, è un gesto molto importante, perché è un gesto non solo di dialogo, non solo di confronto per le difficoltà che ci sono nell'ortodossia a livello di giurisdizione, ma è soprattutto un gesto fraterno che finora non era mai avvenuto. Ecco, appunto, si è parlato di un lungo e fraterno incontro, ma un incontro, Bianchi, che non era affatto scontato, proprio per le difficoltà a cui lei alludeva. Pensiamo al fatto che nel 2016 al Concilio Panortodosso di Creta era assente il patriarca di Mosca, che ricordiamo è a capo della comunità ortodossa più estesa nel mondo. Sì, certamente, è la chiesa più grande nel mondo, su 200 milioni di cristiani ortodossi, è il patriarcato dunque che attualmente nella società è quello che conta più fedeli e dà più una larga presenza in tutto il mondo. Certamente questo gesto di chiedere udienza al patriarcato, di volere l'incontro, di poter vedere insieme i problemi che ci sono all'interno delle giurisdizioni ortodosse, è un fatto importante, perché significa una ripresa del dialogo, ma una ripresa con un balzo in avanti, in cui si riconosce che soltanto attraverso il dialogo e il riconoscimento delle rispettive autorità ecclesiali è possibile pacificare l'ortodossia là dove ci sono tensioni, come attualmente in Ucraina, dove noi sappiamo che ci sono due chiese scismatiche. C'è una chiesa legata al patriarcato di Mosca, come storicamente è stato, ma queste chiese scismatiche vorrebbero l'autocefalia, vorrebbero un'autonomia, distaccarsi da Mosca, ma in quel caso, per essere legittime, vorrebbero l'approvazione da parte del patriarcato ecumenico di Costantinopoli. Se ne è discusso, certamente i comunicati non parlano di ciò che è avvenuto, del confronto, delle difficoltà e dei passi in avanti, però sappiamo dalle dichiarazioni finali che tutto si è svolto in un clima fraterno, che c'è stato ascolto reciproco e che qualunque decisione ci sarà una decisione sinfonica presa dalle due chiese, in cui mai appaia che una chiesa è contro l'altra. E questo incontro, come altri momenti, sembrano anche preludere, no, a una stagione di dialogo più accentuata, in qualche modo forse anche favorita dall'accentuarsi della collaborazione tra cattolici e ortodossi. Si può dire questo, Bianchi? Credo di sì. Credo che da un lato, certo, l'ortodossia ha sempre avuto come piaga, diciamo così, di divisione il problema delle giurisdizioni. Oggi i problemi sono quelli di sempre, problemi di giurisdizione, non sono né di fede né che riguardano l'etica cristiana ortodossa. Il problema è che sovente all'interno di queste tensioni può far capolino anche la politica. Tutto questo complica sempre le cose. Ma mi sembra che oggi gli ortodossi siano più disponibili al dialogo, sono molto attenti gli uni agli altri, e in questo bisogna dire che la Chiesa Cattolica ha favorito questo processo, soprattutto anche con l'intelligenza e la sapienza di mai parteggiare all'interno di queste tensioni, con un pieno rispetto di tutte le chiese ortodosse.